Il 20 marzo scorso i referenti dell'associazione Manif Por Tu di Bolzano, il comitato genitori di Bolzano e di numerosi cittadini firmatari e in particolar modo i genitori cui figli frequentano le scuole dipendenti della locale pubblica amministrazione, hanno chiesto un incontro al sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli per chiedere di poter avere un'occasione di confronto. Gli argomenti su cui discutere sono legati all'adesione del Comune alla rete REDI, Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Antidiscriminazioni per Orientamento Sessuale e Identità di Genere, e al protocollo d'intesa con la locale associazione Arcigay Centaurus, attivo dal 2012, dal quale è nato tra il resto anche il progetto Peer Education, di cui ai genitori ancora oggi non sono stati resi chiari i fini, i contenuti e le modalità con cui viene introdotto nelle scuole. In merito alle suddette tematiche educative, che l'associazione ritiene meritevole di un serio e democratico approfondimento, l'associazione stessa vorrebbe nel concreto che non si verificassero anche nelle scuole della nostra città, come è già successo in altri comuni italiani, spiacevoli episodi di dissidio tra scuola e famiglia dovuti alla mancata comunicazione relativa ai reali contenuti dei corsi rivolti ai figli. Sentiamo ai nostri microfoni Luigi Nevola, portavoce del Comitato Genitori di Bolzano. Secondo Marco Galateo, esponente dell'associazione Genitori Bolzano, l'amministrazione comunale in questi ultimi anni avrebbe agito in senso discriminatorio nei confronti della famiglia naturale.